il tanto atteso evento delle sfilate è tornato su Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi che continua a catturare milioni di telespettatori. Le dame hanno sfilato con abiti eleganti e performance sorprendenti sotto la guida di Tony, noto per la sua partecipazione a Temptation Island. La tematica di quest'anno, Ti svelo il mio talento segreto, ha regalato momenti di grande spettacolo e inevitabili polemiche. Le performance delle dame sono state varie e ognuna ha mostrato il proprio stile e personalità unici. Morena ha sorpreso con uno spogliarello audace, Gemma ha ballato con un lungo abito rosso e una rosa in bocca. Barbara De Santi ha creato un'atmosfera intima invitando Alessio Pilistella a sdraiarsi con lei su un divano. Gloria Nicoletti ha emozionato con un balletto in un abitino nero, mentre Sabrina ha sfoggiato un outfit da tennista. Ogni esibizione ha suscitato applausi e critiche. Le tensioni in studio non sono mancate, con Tina Cipollari che ha criticato alcune esibizioni definendole volgari. La competizione si è fatta accesa, con Gianni che ha proposto di cambiare il regolamento per premiare le performance più audaci. Alla fine la vittoria è andata a Gloria, ma il clima rimaneva teso. In conclusione, le sfilate di Uomini e Donne hanno regalato emozioni contrastanti, tra spettacolo e polemiche, confermando il successo e l'interesse del pubblico per questo.